Benvenuti all'incontro ad del torneo Stivo PvP, qui con me c'è Per la terza Zorak. volta. E qui. Ottimo, e questo è l'incontro fra Karles, Runeslayer e Yamadevanam, presenta tu mentre io parto e ti killo, però devo prontare io. Non serve presentarlo, una S di Nampa. Ok, direi che forza vieni qua. Perché con questo set vado a scatti, però boh, prima col DK non lo faceva. Che l'unico nella gru. Ma guarda, inizio a crederlo anche io. Cioè mi va una Z e poi due X non mi vanno. Ok, girati, non dovrei shottarti. Dovevi girarti. Ti do ancora due colpi. Ok, Uno. colpisci. Veloce ora, vai. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Su, vai, trappine, trappole, china. Fai una fatality critica da 100k. Vieni qua, vieni qua. Buono, perché non ho dualizzato l'unicorn, quindi teoricamente dovresti metterci di meno a killarmi. In faccia, toglitele prima di morire. Questo è un allenamento. Allora. Ok, vai, piazza tutto. Colpiscimi ancora. Ancora, 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 ancora. Forza, veloce. Muore probabilmente. Ancora, vai. Ok, Vai, kill. ottimo, ora deve scomparire la trappola. Niente prima e a finirla. Dimmi quando ci sono. Vediamo c'è. Ora aspettiamo un attimo. Carles, dai, dai, dai. Ok, Ora 0 di mana. via. Descrivi un po' tu che io vedo un pochino a scatti, spero che non si ripercuota. Allora, Yama cerca di agganciare con Swix. Carles, ovviamente, contro. Butta a terra, Yama. O aggancio di runa, però oltrepassa. Ok, Dai, ho fallito perché sapevano tutti il live schifo della Sacra Devana, ovviamente. qualcuno diceva che non era un aggancio, non ricordo più bene chi. Ovviamente. Era sarcastico. Aggancio di Yama con sfera. Si attiva passiva di Ma Gilda. Ambizione. perché si gira? Mentre cos'era quello volo di rondini? Era sulla guasa. Ambizione è abbastanza utile. Runa di fuoco, colpisce. L'ha piazzata bene, forse un pochino più a destra per agganciare, doveva metterla. Butta a terra Yama, prova la parata. Aggancio di corsa di Rosetta, ma non continua la combo per un motivo strano. Ambizione. Dove siamo morti noi ci sono i cuoricini del wedding, però fa nulla. Carole, sei senza. Ha pochissimo mana. Sto usando un sacco di mana per provare l'aggancio di rune. Noto. E Non ora sono infatti molto di sì, ecco, rune. ora tipo ne avrà 3. Siamo ne a 100, quindi. Non ha messo parata Karles, fra le skill ha messo. Senza mana, fa la nuvoletta. Non so quanto sia saggio tentare questi agganci che richiedono così tanto mana alla fine. È importante non esagerare perché è un buon aggancio, però costa Ma 5 sono mana. solo io che lo vedo fermo in un punto o ha fatto una laggata a lui? No, tu. E allora scusate per il video, spero
Si è fermato. Descrivi cosa è successo intanto. Devi descrivere tu perché mi sa che laggo un po' da me. Allora, Yama cerca di agganciare con Tigre Pasu 2 perché volo di rondini. Accresci potere. Non so se è attivata Tanto anche come cresci, ambizione. no, no, tanto cresci. Io solo cresci, poi la cresci è rosso, ambizione rosso. È la stessa cosa, sempre, cioè si ingannano. Io ho sempre paura che questa mappa non fosse valida, però mi pare No, questa le mappe valesse. non valide sono Sono quelle di l'arena. sì, lo so, quelle di Sander e poi quella del teletrasporto. E quella del E lago di Besma. esatto. Ce la ricordiamo noi quella mappa. Una volta non dovevi farlo. Dunque, quella runa di fuoco mi è stata un po' gettata da Carles. In questo momento Yama Ambizione, è intanto aggancio, ma non riesce a fare ambizione. la runa perché ha zero mana. Poi il fatto, senza mana non può nemmeno attivare passa in aura rossa. Che non mi ricordo mai il nome, mi ricordo la Vitality, non mi ricordo l'aura rossa come si chiama. Distorsione. Ah, grazie. Durante l'evento si chiama distruzione perché Carles è pochissima vita. Fa scadere. Istruzione. Distruzione. 30 secondi, manca una fine PvP. ma Aggancio la di. Manette. vittoria è quasi certa per Yama, ma E cavolo però. Parecchi danni gli ha fatto. Però non so il mana che ha anche dato con quello. Questo non lo so. Se non ha laggato oppure con la crescita ha saltato il Carles. si capirà mai. Vuol dire che ormai la vittoria di Yama, visto che Eh sì, tempo il tempo è scaduto. finito. E credo 1-0 per Yama. Dai, dici cosa potrebbe fare Carles per recuperare. Tenersi da parte un po' di mana senza tenere degli agganci così. Cioè, tentare l'aggancio di rune va bene se c'hai un 100 di mana da parte. Ha usato secondo me troppo mana per provare l'aggancio. Questo sì, è vero. Ho visto spesso che al posto delle lune faceva la nuvoletta. E benvenuti al secondo incontro fra Yamadevanam e Carles. Siamo 1-0 per Yama. Sì, Una Yama, tutta, sei la calmo e seconda. avviamo. Carles ha scelto l'era glaciale a Belder come facendo l'incontro perché forse nel primo ci si sono rivelati un po' di colpi di lag. Quindi abbiamo Più preferito che altro rifarlo. uno che si è visto più di tanto nella combo di Carles, Yama Facciamo come spendolo prima, dai, ha picchia, picchia finché hai anima, vai, colpisci. Ma sono da questo lato, magari. Ah, ti ho messo doppio ghiaccio e ti ho lanciato due spadate. Ah, è vero che non c'è resistenza. Buono. pare la resistenza danni sia tutta su Sul. qui. Ok, direi che conviene, aspetta che faccio un po' io. Ok. Bellissimo. Rosse. Sì, vai, colpisci. Vai, colpisci veloce. Grande set Unicorn, però non me l'aspettavo che andasse così bene. Magari ora lo dualizzo e lo uso bene. Poveraccio, è nell'inventario. Non è quelli con le statistiche migliori in fondo. Vai, è bellissimo. Vai, colpisci. Così non scade. Ok, piazza trappole, piazza trappole, piazza trappole. Scudo tempo soprattutto così non devono scadere. Così, giusto? No, ne rimane. Non ho capito niente perché è laggato. Assolutamente nulla. Diceva di buttare su un po' su tutti.
Dimmi quando scompare, io do il via. Morissero tutte quante. Amana e dovrebbe essere scomparsa. No, Amana Yama. E però. via. Vai, commenta tu come al solito, anche se non so che hai messo peggio in questo caso. Però vedo abbastanza fluido nonostante tutto. Sì, stavolta sì. Tentati agganci di Yama sempre con il classico Suix. Come stavamo dicendo anche prima, Karles dovrebbe tenersi la parte più mana, perché non c'ha mai il mana o per breccare o per fare qualcosa. Buono. Inoltre, comunque, assorbe mana la Yama Devanam. La Yama Devanam. Sì, lasciami i miei neologismi, io parlo un po' così. Buono, parato. Manette, runa di fuoco. Ha breccato, non so se è caduto, ha breccato, credo abbia breccato. Volete caduto. Tentate agganci vari. Ce la fa, manette di nuovo. È andato in Vitality questa volta. Visto che il nome lo so. Italiano si chiama Ah, chi se ne frega. schifo. Alcune cose le dimentico perché sono troppo brutte. Tipo il VC per me rimane il VC, non. Oh, Vediamo. vedo Cosa vedi? Bellì, veramente bellino questo. bellissimo, soprattutto il blocco che fa due danni da 500, poi gli altri di quanti da 60. Manette Manette magiche. magiche la passiva, ti ricordo, eh? Sì, lo so. Chi mette il debuff magico? Sarebbe giusto dire si attiva manette magiche la passiva OP. Ambizione, accresci potere, parata, blocco. Troppe cose insieme, cosa è successo? Ha attivato ambizione, di contro Yama ha attivato accresci potere e ha fatto la parata di blocco. Ha Esatto. deflesso e cos'è successo dopo? Poi si sono allontanati perché Aggancia di assorbimento. sì, più che altro gli hanno accumula orb. Rondini. No, cosa c'è? Non mi importa. Ha Cosa è successo? Mi sa che ha fatto ambizioni e accresci potere e ha fatto ed è fatto passato via. probabilmente accresci potere e ha bloccato rondini. Riuscire a failare con rondini. No, no, ma ha fatto, sta giocando benissimo Karles, questo PvP. Accresci potere e ambizione. Ottimo. Karles sta facendo un ottimo PvP questo è davvero un ottimo PvP. Alla fine, se questo lo vince, Karles si va sul possibile Karles, terzo incontro. Dopo se abbiamo valutato se il. se il secondo incontro È il. è stato regolare, allora ha vinto Ian, Yama. Altrimenti si va al terzo incontro e si vede per il terzo incontro. Sembra che Yama potrebbe comunque farcela, magari. Boh. La vedo un po' dura perché non li vedo nemmeno via. Infatti. Ha fatto un ottimo incontro, Karles. E questo ha fatto davvero un ottimo, ottimo incontro. Complimenti. sono ribaltate molto le cose. Ma forse sarà anche Yama che l'ha giocata un po' male. Eh sì, voglio dire, prima Yama ha vinto con un bel po' di vantaggio, mi pare, no? Qua Karles era quasi full vita nonostante tutto. Benvenuti a questo terzo incontro del turno AB, AD, scusate, fra Karles e Yama. Sono uno pari. Yama ha scelto piano superiore dell'albero di L, start intanto, vai. Cosa dire? Karles ha fatto un ottimo, veramente ottimo PvP e ha vinto con un grandissimo vantaggio. Yama ha giocato un ottimo primo PvP e si è un po' perso nel secondo. Quindi direi via. Ora si vede, secondo me ora si conoscono abbastanza bene. Vieni dove cavolo ci mettiamo? Ok, facciamo come prima, colpisci tu, vai. Vai. Yama
Si conoscono abbastanza bene anche come classi e skill. Sta tutto a Tantissimo. loro. Yama ha scelto un'ottima mappa perché questa in effetti per agganci volanti o in generale Per per il spammare modo di gol è gio- ottimo. sì, per il modo di giocare di Yama è perfetto questa mappa. Vai ancora, 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 ancora. Adesso tu critti e fai fatale. Mi vuole bene. Aspetta. Fermo, fermo. Meglio che ci giriamo da questo lato, altrimenti rischio di colpire Yama. Ok, ci sono quasi. Cavolo, però, d'ora in poi Unicorn Ok. per fare gli incontri. Ok, vai. Ancora unite. Poi tanto ti chiedo di lamposfera, figurati se sopravvivi. Ok, dai. Aspetta, aspetta, ok. Direi che muoio ora. Sì, Ti farò kill, che dai. ok. C'è una trappola lì, eh? Dimmi quando scompare. Cara resta senza mana. Dimmi quando Oh, vedo. è senza Ok, mana. non c'è. No, Dimmi. no, E sì, senza mano. via. È la prima volta per ora che commentiamo un terzo incontro. Noi almeno. Senti, Si posso ve di si terzo vede che è un incontro? incontro decisivo. Ottimo aggancio di Yama da piattaforma. Oh, che Carles sta tenendo mana, secondo me ha preso fiducia, si fa un po' colpire di più di prima, però guadagna un po' di mana, ambizione, un pochino Ambizione un sprecata, po' a vuoto, sì. un po' vuoto, però le dà anche sicurezza cercare l'aggancio di ambizione. Volo di rondini, Aggancia funziona. ovunque. L'altra volta l'ha fallato due volte, uno grazie a Karales che ha fatto un accrescipotere al momento giusto e ha fatto passare il tempo di volo di rondini, non so come sia successo, come mai. Però è stato davvero Ma in teoria azzeccatissimo. volo di rondini funziona per gli hit, non per il tempo. Però con quella Perché crescipotere è riuscito. siccome non è abbastanza brailless quella skill, non è abbastanza OP, deve consumare ogni volta che hitta, ti toglie un orb. Sì, ma Quindi con quella crescipotere mi sa che non si è fatto colpire dal volo. Non so bene cosa sia successo. Vado per supposizione. Si attiva la passiva di manette magiche. Contento se lo dico così. ecco, appunto, sto per dire che sta accumulando orb. Si attiva la passiva di Gilda per Carles. Poi si lamenta del suggerimento che ho fatto, ma sì, Accresce potere. È un peccato che non abbia messo lunare, Carles. Sarebbe servito, secondo me. Però comunque se la sta cavando benissimo con le 4 skill che ha preso. Ottima runa di fuoco. Nonostante tutto, comunque ha messo due rune abbastanza buone. però non ho comunque. Ma su questa mappa mi sa che per la sacra è difficile perdere perché va dappertutto, fa un po' quello che vuole. Carles comunque sta giocando un ottimo PvP. Prima, secondo me, non so, era più sicuro, però ha fatto anche quella combo bellissima da Sì, del piattaforma, sì, con la runa. Però platform sweep, mi pare. Si chiama così. sì, però di solito è dalla piattaforma. Lui invece era sotto la piattaforma quando l'ha fatto, non era a metà. Perché la runa essendo tonda prende di più. Volo di rondine. Fatto su Hello Ascan. Mi sa che è finita. Eh no, Ah, c'è invece. ancora un. Una minima possibilità, ma no, adesso sta accumulando orba a caso, adesso fa un altro volo di rovine e vince. Ecco, punto. Magari Carles riesce a negarlo di nuovo. Un pochino ammetto, scusa Yama, ma che faccia di nuovo quell'impresa di negare volo di rondini perché mi è piaciuta troppo come cosa. Ma è davvero È difficile, senza cioè. mana, Carles, è senza vita e senza mana, direi che è la situazione peggiore, però c'è la vitality attiva. Oh, riesce ad agganciare. Incredibile. Dai. Così Yama smette di
Orb, accumulato orb, mi pare che siano tre orb. Cresci, rondini. Sì, per forza. Guarda, l'ho predictata. Ma mi sa che tra l'altro voli di rondine nega anche la passiva di Gilda. No, mi pare la fatica. Sì, l'attiva, però sono così tanti hit che ti negano l'attiva. È come se attivi, com'è che si chiama? Indistruttibile. Che ti ridà vita, però se non brecchi e ti fai colpire, comunque la vita se ne va. No, Ma distruttivo mi pare faccia cadere quando si attiva. Beh, non lo so questo, non so se fa cadere quando si attiva. di sì, eh. Ah, boh, lo saprei più di me. Io le stalker e basta, le VS. Ecco, perfetto. Direi che per oggi è tutto. Un saluto da Weinberg. E un saluto da me, perché sono... Sì, tu sei tu. E alla prossima. Ciao. a tutti.